con il filo verde ci andiamo ad attaccare al rametto per andare a lavorare lo stelo e la foglia. Facciamo il nostro nodino e ci agganciamo sotto le ultime due bacche che abbiamo lavorato. Mi aggancio prima una, vado anche nell'altra bacca, nella mezza maglia che la chiude, estraggo il filo e lavoro un punto basso. Nel mentre andiamo a lavorare lo stelo, ci andiamo a nascondere anche le codine e taglieremo poi l'eccesso. In questo modo, una volta che ci siamo agganciati, andiamo a lavorare 20 maglie basse, passando sempre da sotto il filo, cercando di tenere le codine ferme vicino al filo di ferro. Andiamo a lavorare le nostre 20 maglie basse, una, due, tre, quattro, 18, 19 e 20. Continueremo sulla parte finale del nostro filo metallico per la lavorazione della foglia. E facciamo in questo modo. Per ogni aghetto della foglia andiamo a lavorare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nella seconda e faccio il giro di ritorno lavorando un punto bassissimo in ognuna delle catenelle che abbiamo lavorato. Arrivati vicino al filo metallico, andiamo a lavorare 2 maglie basse di separazione per poi lavorare l'aghetto successivo. 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nella seconda e faccio il giro di ritorno con la maglia bassissima fino a raggiungere il filo metallico e continuo in questo modo fino a ricoprire tutto il filo metallico. Tra un aghetto e l'altro facciamo 2 maglie basse di separazione. Io continuo, poi una volta che sono arrivata in fondo vi faccio vedere il giro di ritorno. Ho lavorato in totale 13 aghetti, ho terminato con 2 maglie basse, prendo le pinze e vado a fare un occhiellino per fermare il primo giro. In questo modo. Facciamo come abbiamo fatto per le bacche gialle, entriamo nell'anellino, lavoriamo una catenella per fissarci e lo andiamo a stringere ulteriormente per non far scivolare fuori la lavorazione. Ecco qui. Continuiamo adesso dall'altro lato con il giro di ritorno della nostra foglia. E andiamo a lavorare l'aghetto all'apice 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
il giro di ritorno con le maglie bassissime. Vado dall'altro lato del filo, passo da sotto e mi aggancio nella maglia bassa, estraggo e chiudo con un punto bassissimo. Vedete che l'occhiellino io ce l'ho davanti. Lo vado a piegare ulteriormente e continuo la mia lavorazione con le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il giro di ritorno a maglia bassissima. E come abbiamo fatto per le bacche, ci andiamo ad agganciare sulle due maglie basse. Tra un aghetto e l'altro dobbiamo lavorare le due maglie basse sulle due maglie basse. Ecco qui. Vado nella prima maglia bassa che separa un aghetto dall'altro, entro e lavoro la maglia bassa da quest'altro lato, quindi una, vado nella successiva e lavoro la seconda. E da qui ricomincio con la lavorazione del laghetto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, giro di ritorno a maglia bassissima. Mi aggancio sulle due successive maglie basse, le lavoro e, lavorata la seconda maglia bassa, ricomincio con la lavorazione del laghetto. Vado nella maglia bassa, estraggo e mi fisso al filo con un altro punto basso da quest'altra parte, vedete? E continuo fino alla fine, dove mi aggancerò all'ultimo aghetto, fermerò il lavoro e taglierò il filo. Un consiglio: nel giro di ritorno per la lavorazione della seconda parte della foglia, voi raddrizzatevi il giro precedente e mettete in linea la lavorazione. Nel caso, se dovete raddrizzare la lavorazione, fatelo tenendo fermo un punto e girate verso il basso in questo modo. E poi, sempre fronte a voi con il dritto, continuate a lavorare il giro di ritorno. Io, per non farlo girare ulteriormente, lo piego un pochettino verso il basso e continuo la mia lavorazione. Una volta che avrete finito, così è come si presenta il vostro lavoro. Lo andate a piegare per metà e il vostro lametto è bello che è pronto. Di seguito vi faccio vedere anche la lavorazione di un rametto lungo, partendo da mezza foglia. Dopo che abbiamo lavorato le bacche, continuiamo la lavorazione unendo tutti e due i fili. Fate in questo modo: preparatevi prima il rametto con le bacche di mimosa,
Andrete poi a tagliare un altro pezzo di fil di ferro lungo quanto il rametto e comincerete la lavorazione della foglia come abbiamo fatto per la mimosa. Fate un cappietto al fil di ferro sul quale vi andrete a fissare con il cotone e iniziate la lavorazione della prima parte della foglia esattamente come nel video. Create le 7 catenelle, il giro di ritorno con le maglie bassissime, tra un ago e l'altro date le 2 maglie basse di separazione. Io ho creato la foglia all'incirca della stessa lunghezza del rametto di mimosa. Ho lavorato già tutta la prima parte e adesso continuerò la lavorazione su tutti e due i fili di ferro. Mi sistemo entrambi i fili e dopo l'ultimo ago ho dato 2 maglie basse e adesso continuerò, per comodità mi attorciglio un poco i due fili e continuerò la mia lavorazione partendo da sotto la bacca, passo sotto tutti e due i fili di ferro e lavoro le mie maglie basse fino a ricoprire tutto il filo. In questo modo, vedete, li lavoro assieme. Arrivata in fondo, se i fili, come in questo caso, sono uno più lungo dell'altro, li andrò a pareggiare, farò un occhiellino che mi servirà per fissare il lavoro e non farlo scivolare, esattamente come abbiamo fatto per la lavorazione a filo continuo. Tornerò indietro con delle maglie bassissime fino a sotto le ultime due bacche. Mi fisserò alle bacche gialle con un punto bassissimo e poi continuerò la mia lavorazione solo sull'altro lato della foglia per andare a lavorare l'altra parte di aghi tra un ago e l'altro del giro precedente. Ho fatto tutto il giro di ritorno a maglia bassissima, sono sotto le bacche gialle, mi aggancio ad una di esse con un punto bassissimo, in questo modo piego il rametto verso il basso e continuo la mia lavorazione sull'altro lato della foglia. Vado nelle due maglie basse, lavoro le mie due maglie basse e il primo aghetto di 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nella seconda e lavoro la prima maglia bassissima e continuo fino ad arrivare di nuovo al ramo, lavorare le due maglie basse di separazione e poi riprendere la lavorazione fino alla fine. Vado nella maglia bassa, lavoro la prima, lavoro la seconda, le 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vado nella seconda, prima maglia bassissima.
Una volta che sono arrivata a lavorare l'ultimo ago, mi fisso al lavoro, taglio il filo e nascondo la codina. E questo è il risultato. Un unico metodo, due risultati diversi. Il rametto lungo, lavorato su due fili separati, uno per la foglia e uno per il rametto di mimosa, e poi uniti assieme. Un unico filo. Da un lato abbiamo il rametto di mimosa. All'altra estremità abbiamo la foglia che ripiegata forma il rametto piccolino. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.